One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentornati! Siete mai stati a Parigi? Avete mai ammirato la Tour Eiffel? O almeno vi siete mai soffermati a guardare questa struttura in una fotografia? Immagino di sì. Chi non conosce questa meraviglia che rappresenta la Ville Lumière in tutto il mondo? Ecco, allora vi siete mai chiesti come è nata, chi l'ha progettata e qual è la storia intorno alla realizzazione di questo famosissimo monumento? Se questi interrogativi solleticano la vostra curiosità, il film di cui parliamo oggi fa proprio al caso vostro, perché racconta la storia dell'uomo che nasceva proprio il 15 dicembre del 1832, cioè Gustave Eiffel. Nel film Eiffel, diretto da Martin Bourboulon, si descrive per filo e per segno la vicenda che ha portato alla costruzione di questa struttura così evocativa. E non si tratta di una banale cronistoria, ma di tutto quello che è gravitato intorno a questo progetto, ideato da un giovane ingegnere francese, noto come il Mago del Ferro, per la sua abilità nell'erigere opere di grande ingegno architettonico in poco tempo. Eiffel si era già distinto per aver contribuito alla costruzione della Statua della Libertà donata agli Stati Uniti d'America. Adesso però siamo nel 1899, all'inaugurazione dell'Expo Universale di Parigi, dove troneggia una torre di ferro alta 300 metri, destinata a diventare simbolo della Ville Lumière in tutto il mondo. La nascita e lo sviluppo di questa struttura prende una piega improvvisa quando il giovane ingegnere ritrova una donna amata qualche anno prima. Dopo essersi fatto notare per il lavoro alla Statua della Libertà, l'ingegnere ambisce a un progetto difficile quanto utile, la costruzione della rete metropolitana di Parigi. Purtroppo recuperare finanziamenti non è semplice e l'idea sembra naufragare insieme ai propositi di gloria. Ma Adrien Bourget, questo è il nome della fortunata, come vedremo però mica tanto fortunata, sprona Gustave nella maniera giusta, forte dell'esplosiva passione fra i due, suggerendogli di ingegnarsi per ideare un progetto innovativo e audace, di quelli che ancora non si sono mai visti in giro. Quindi possiamo dire che la Tour Eiffel nasce dall'amore esagerato di questa donna per il signore Eiffel. È orribile. Possiamo arrivare a 200 metri. L'obelisco di Washington è alto appena 169 metri. È una gara a chi va più in alto. Ma voi chi siete? Gustave Eiffel. Hai pensato all'esposizione universale? Non ricominciare. Non capisco perché costruire una struttura che poi smonterà. Avete una risposta a tutto? Ho imparato a diffidare delle sorprese. La storia d'amore tormentata si prende quasi tutto il film, ma a rendere questa pellicola interessante e divertente resta proprio la parte legata alle scelte di costruzione della struttura. Le intuizioni che rendono il film interessante sono l'idea di farla sembrare una torre di ferro smilza, ma in realtà ben radicata grazie a innovative tecniche di costruzione, e la scelta di collocarla al centro della città di modo che chiunque potesse ammirarla. La regia è piena di ritmo, perciò complimenti a Bourboulon anche per aver scelto due interessanti interpreti, come Romain Duris e Emma Mackey, vista nella serie TV Sexy Education. Eiffel è disponibile su Now TV. Fazzoletti 3 su 5. Un film d'amore che descrive minuziosamente cosa c'è dietro a un monumento così importante. Buona visione!